Si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. E quindi buon campionato a tutti. A Rolo una bella palla a girare dall'altra parte destina bella, il pallone per Filosa, entra nel rigore Filosa, il tiro e la parata in due tempi del portiere, la prima occasione per il fuori a cercare la corsa di Guatieri, recupera il pallone, ancora Guatieri, arriva in area di rigore, ancora Guatieri, viene atterrato, l'arbitro invita il 17 ad alzarsi. Atterrato Guatieri in area, l'arbitro vicino all'azione ha fatto segno di proseguire. E quindi calcio di punizione, alzato il braccio quindi per comunicare la battuta di seconda, già battuto il calcio di punizione, ancora Navarro sulla sinistra, arriva lo traversone, il gol, ha trovato il gol la Fragolese, bellissimo cross dalla sinistra, ha segnato Liccardi. Comunque si gioca, sono queste cose regolamentari che dovrebbero essere rispettate. Frattempo la Fragolese ancora in area di rigore, un bello spiovente, il pallone si abbassa all'ultimo, brivido per il Forio. Il direttore di gara sta facendo ancora giocare, poi c'è un colpo alla testa, l'arbitro non ferma il gioco, alla fine in questo momento per evitare ulteriori polemiche, duplice fischio, squadre al riposo. Primo tempo che si chiude per 1-0 in favore della Fragolese. Qui al Salvatore Calise si parte ovviamente dall'1-0 in favore della Fragolese, il gol ricordiamo al 15° minuto di Liccardi. Ovviamente c'è stato il cambio di campo, nel frattempo il colpo di testa da parte di Liccardi, ancora la Fragolese che attacca sulla sinistra, arriva uno spiovente in area di rigore, il pallone alzato di testa pericolosamente e Giandoli ha dovuto compiere un miracolo con un colpo di reni per evitare un'autorete, perché l'ultimo tocco era di un difensore del Forio. È ancora un'azione pericolosa per la Fragolese, si batte alla destra di Gianfagna, arriva lo spiovente in area di rigore, ancora Sogliuzzo di testa appena entrato, ancora è fuori in avanti con Guatieri in area di rigore, il tiro, la deviazione, la palla supera la trasversale, guardata storta dell'arbitro. Frattempo un rilancio ancora, la Fragolese è pericolosa, entra in area di rigore, il pallone all'indietro, abbattuta, arriva, è un rigore in movimento, un rigore in movimento, Visconti, pallone alto sopra la trasversale, un rigore in movimento, occasionissima questa per la Fragolese quando siamo al 34° del secondo tempo. Pallone per Arrulo, ma recupera ancora palla con Visconti, dai e vai, ancora Visconti, il tiro, la parata di Andole e poi palla che viene liberata in fallo laterale, ma ancora un tiro importante da parte della Fragolese, ancora con Visconti, minuto 38. E arriva in questo momento il tipice fischio da parte del signor Messina che mette fine alle ostilità. E l'esordio stagionale del Forio qui al Salvatore Calise vede la vittoria della Fragolese per 1-0.